Ciao a tutti ragazzi, sono Dermi, bentornati in Costruisci Video, la serie di Rollbeat. Oggi con questa prodotta Jeff di Lazza, da Ian Miles, Drillionaire, Low Kid e Edo Hitmelo. Ci sono quattro produttori su questo beat. Infatti è uscito fuori un beat veramente molto molto figo, la melodia molto particolare per essere una roba drill. E il basso c'ha davvero tantissime variazioni, un sacco di cambi, un sacco di sample sono stati utilizzati nel basso. Quindi adesso andremo a vedere tutte le particolarità e i dettagli di questo beat fantastico. Prima di cominciare volevo ringraziare Lorenzo del gruppo Sub di Patreon, che mi ha consigliato il preset per rifare il coro principale, che è questo qui, il Classical Tenor A-P di Omnisphere, cartella Human Voices ovviamente. Suona in questo modo. Sopra ci ho messo una valanga di reverbero, che è il Valhalla Vintage Verb. La melodia sarebbe questa qui per il coro. Di sottofondo poi ho aggiunto delle stringhe che vanno un pochettino a riempire le frequenze che mancano al coro e vanno anche a dare una risposta in più al coro. Infatti diciamo che essendo in reverse arrivano un pelino dopo rispetto a dove si ferma il coro. Queste stringhe le ho prese principalmente da Analog Strings e da Omnisphere. Le ho semplicemente renderizzate e messe in reverse. Questa qui l'avevo anche già utilizzata nella reprod di Che lo che. Quindi questa suona così e quest'altra di Omnisphere suona così. Questa di Omnisphere si chiama tipo Dark qualcosa, adesso non mi ricordo. Sono andato a suonare quest'altra melodia di sottofondo. Ovviamente riprende gli stessi accordi che sta suonando anche la melodia principale, che adesso ovviamente andremo a analizzare. L'ultimo elemento poi è la top melody, che viene suonata sempre con il coro di Omnisphere, solo che suonandolo un'ottava più alto diventa tutto così tremolante, un po' strano. Più si va alti, più ovviamente si stretcha il sample, e in questo caso viene fuori sta roba così. Per quanto riguarda le melodie ci sono anche un po' di variazioni, infatti c'è questa variazione qui nella seconda parte di strofa. Abbiamo anche quest'altra variazione nello stacco, principalmente si va a giocare su queste due note più basse, G sharp e A. Per quanto riguarda la teoria musicale ci troviamo in scala C sharp harmonic minor, vengono suonati principalmente degli accordi spaccati, chiamiamoli così. Ovviamente per analizzare tutta la melodia ho preso in considerazione sia il coro che la string che le 2/8 slash synth bass che c'è negli stacchi, in modo da avere proprio diciamo l'insieme completo di tutte le note e capire effettivamente che cosa stesse succedendo. Quello che è venuto fuori appunto sono questi accordi, che sono quelli che sono stati spaccati per suonare la melodia, ovvero C sharp minor, quindi la tonica, D sharp diminished, accordo di secondo grado, ovviamente diminuito, quindi la quinta è sotto di un semitono, che è un accordo che crea molta tensione. Poi abbiamo di nuovo C sharp minor. Ultimo accordo, poi abbiamo F sharp diminished, anche con la settima in questo caso, però potrebbe benissimo essere anche un C diminished. Io in questo caso l'ho considerato come F sharp diminished perché di sottofondo a questo accordo viene suonata la F sharp col basso. Ovviamente riparte con gli stessi accordi, l'unica cosa che sono andato ad analizzare in più è il punto finale in cui cambia il basso, che va a suonare ovviamente la nota di quinto e di sesto grado della scala, quindi abbiamo A e G sharp, vengono fuori questi accordi qui. Questo qui ovviamente è l'accordo dominante di settima con nona diminuita, un accordo sempre che crea molta tensione. Quindi la melodia sarebbe questa qui che vedete in alto, qui in basso invece sono gli accordi che sono andato a ricreare riprendendo le note della melodia. Quello che sta succedendo è che nel coro viene suonata principalmente la C sharp, che sarebbe ovviamente la root note, e la G sharp, che sarebbe la quinta. La E viene suonata solo in alcuni punti sul coro, viene aggiunta inizialmente con le string, quindi le string suonano C sharp e E, poi vanno sempre a doppiare la G sharp su più ottave. Sulla seconda barra l'accordo è D sharp diminished, anche il coro va a seguire l'accordo e suona la F sharp, che sarebbe la terza. In sottofondo sentiamo anche la D sharp, che sarebbe appunto la root note, e la A nella prima parte viene omessa ma poi rientra, come potete vedere, nella seconda parte di melodia. E la A è molto importante perché si utilizza per sfruttare questa half step relationship tra G sharp e A. Nella seconda parte di melodia hanno deciso anche di aggiungere la E nel coro oltre che nelle strings per riempire un po' di più e creare più tensione, anche sfruttando quest'altra half step relationship. Poi alla fine come ultimo accordo abbiamo sempre più o meno il D sharp diminished, che però possiamo vedere, come vi ho detto, come un C diminished, che sarebbe questo accordo qui, o come un F sharp diminished con settima, che in questo caso sarebbe la. Preferisco vederlo come un F sharp diminished perché appunto sul basso abbiamo F sharp. Il tutto poi riparte con gli stessi accordi, tranne per la fine che, come vi ho detto, abbiamo le note di quinto e sesto grado. In questo caso la A sarebbe il sesto grado e G sharp sarebbe il quinto grado. Le note degli accordi sarebbero queste, però ovviamente le note più alte del coro e delle strings rimangono le stesse per tutto il tempo, quindi semplicemente in questi due accordi qui assumono dei ruoli diversi. Stessa cosa che accade con questi accordi qui, che sono quelli che ho ricreato prendendo in considerazione
considerazione il synth bass che suona negli stacchi, e ovviamente questi accordi non vengono suonati sopra, le note rimangono le stesse, quindi in questo caso dovremmo considerare che questo accordo sicuramente non ha la C, perché la C in questo punto qui non viene suonata, quindi sarebbe un accordo sospeso. Qui alla fine queste note ci sono, quindi questo rimarrebbe semplicemente si diminished, come stavo dicendo prima. Quindi possiamo dire che in realtà si diminished viene utilizzato quando c'è il synth bass, quindi negli stacchi, mentre poi quando c'è lo 2/8 lo sfruttano più come F sharp diminished. Lo so, questa melodia è un pochettino complessa, come vi ho detto è un beat molto particolare, ci sono tante teste su questo beat, e adesso anche quando vedremo le 2/8 direte sono dei pazzi. Quanto riguarda le note root note del synth bass, abbiamo C sharp, D sharp, G sharp e C. Per il synth bass ho utilizzato questo sample qui, avvicinava molto, soprattutto il fatto che si stacca ovviamente essendo un sample. Quindi c'è questo cut itself che fa tagliare praticamente quando riparte una nota. Il piano dello snare dal pezzo originale. Poi abbiamo gli hi-hat, campionati anche questi dal pezzo originale, molto movimentati, infatti ho aggiunto anche un pelino di delay. Ovviamente ho giocato molto anche sulla velocity. Abbiamo un paio di open-hat, uno più alto e uno più basso. E qui ho ricreato anche un delay a mano, con la velocity ovviamente. Il kick ha più di un pattern, però i colpi finiscono sempre sui classici punti drill, quindi colpo sul primo beat, poi sul terzo, e poi qui vengono doppiati i colpi, finiscono magari qui tipo sull'offbeat, oppure qui fanno un doppio colpo tra il terzo e l'offbeat, tra il terzo e il quarto. Ovviamente ve lo faccio sentire anche con lo snare, se no non riuscite a comprendere benissimo. Abbiamo anche un paio di switch per il kick, uno avviene nella seconda parte della prima strofa e l'altro nella seconda parte della seconda strofa. E infine ci abbiamo sto maledetto basso. Il basso c'ha solo un cambio nella seconda parte della seconda strofa, per il resto è così. È un pattern enorme, non fatevi spaventare, perché in realtà vanno a suonare sempre più o meno le stesse note. In prima nota abbiamo la C sharp, che sarebbe la nota fondamentale dell'accordo di tonica, quindi suona così. In questo punto avviene quello che vi stavo dicendo, ovvero c'è l'accordo che potrebbe essere si diminished, ma viene suonata la F sharp. Dopo la F sharp abbiamo la E, che sarebbe la nota di terzo grado della scala. D sharp sarebbe invece la nota di secondo grado. F sharp sarebbe la nota di quarto grado della scala. Qui si va a giocare sull'half step e D sharp. Questa è un half step che viene utilizzata poi più volte all'interno delle slide di 8. Stessa cosa per la half step G sharp A. Qui ad esempio si va a scendere sempre con le stesse note. A invece sarebbe la nota di sesto grado, e in alcuni punti che sono subito dopo ovvero qui, abbiamo anche G sharp, che sarebbe la root note dell'accordo di quinto grado. Quindi e qui sfruttano di nuovo questa discesa, che sarebbe appunto quarto, terzo, secondo e primo grado della scala. Qui di sottofondo abbiamo un sample diverso, infatti su questo 2/8 hanno giocato tanto sull'utilizzo di sample diversi, non li ho trovati proprio tutti, ho provato a ricrearli. Questo qui è un sample così, uno di quelli che ho trovato proprio uguali, gli altri invece ho fatto un po' più fatica. Qui riparte sempre C sharp e viene introdotto anche quest'altro half step, con questo classico ritmo che fanno spesso nella drill, ovvero delle 2/8 che finisce sul primo beat della seconda barra e poi fa questi quattro colpi, poi praticamente sempre uguale, tranne per la fine, in cui invece di slidare verso il basso con questa discesa qui, fa di nuovo lo slide a C sharp. Qui si riparte con questo super slide, di nuovo a G sharp. Ecco, qui c'è un po' di pazzia in questo punto, qua secondo me ci ha messo lo zampino quel maledetto di Ian Miles. Qui ci ha fatto questo slide super particolare con più di un e 2/8, uno è tipo questo, ho utilizzato, poi abbiamo sta roba così un po' più particolare, ho tutto saturato con Saturn, Thermal, OTT, Flanger vari, ad esempio qui abbiamo questi preset qui, qui abbiamo un pelino di OTT e abbiamo un po' di Valhalla Space Modulator, senza effetti era così. L'altro invece è questo. Ci ho messo un po' di attacco, sempre un po' di Thermal, Saturn, Camel Crusher anche. Le note in realtà sono più o meno sempre le stesse, anche in questo punto. Poi C sharp sarebbe l'ottava più alta. E qui abbiamo sempre un mega slide di A. Poi C sharp e qua abbiamo F sharp A. Ah.
cioè abbiamo questo mega slide finale che sfrutta tutte queste note qui di cui abbiamo parlato fino ad ora. Di sottofondo ovviamente classic gunshot. Ho aggiunto un pelino di delay con un po' di cutoff. Poi ho ricreato sto riser utilizzando un po' di white noise in reverse ovviamente, e un triangolo in questo modo. Andiamo a unire il tutto e alla fine viene fuori così. Di questo video vi ricordo come sempre di lasciare un like e iscrivervi se non avete già fatto. In descrizione trovate il link al Patreon se volete supportarmi, scaricare gli FLP, i miei drum kit o vedere video aggiuntivi, Bitzer se volete acquistare i miei beat o drum kit, e Instagram se volete seguirmi per tutti gli aggiornamenti. Bella, al prossimo.